Sì, prima l'abbiamo sentito, intanto vediamo Lorenzo Marronaro che si prepara a salire sul palco. Lorenzo Marronaro, protagonista della stagione 87-88 nel Bologna di Maifredi, tantissimi gol, adesso fa il procuratore di calcio anche di qualche giocatore del Bologna, e infatti vediamo Marronaro che sta per salire sul palco mentre Mancini andrà sotto la curva Andrea Costa a raccogliere anche l'applauso dei tifosi. Sì, tanta emozione anche per Mancini, ha detto io ho fatto, l'abbiamo raggiunto prima, gli abbiamo chiesto appunto di questo centenario, lui ha detto dopo ho fatto tanti centenari già anche di altre squadre, quello del Bologna è speciale, la squadra che mi ha fatto esordire, la squadra dove sono nato appunto calcisticamente. Allora gli abbiamo chiesto, ma ricordiamo anche che tanti tifosi sono arrabbiati quando sei andato via, e lui ha detto mi arrabbiai un po' anch'io, però all'epoca non potevo farci niente. Intanto vediamo il saluto di Lorenzo Marronaro che appunto, intanto vediamo adesso Roberto Mancini sotto la curva Andrea Costa, e intanto e anche i cori della curva Andrea Costa appunto per Roberto Mancini, che da allenatore a cui appunto abbiamo chiesto anche un parere sul Bologna, ha detto che insomma è contento di vedere il Bologna attuale, ha visto anche una bella squadra. Intanto appunto Lorenzo Marronaro sta andando sotto la curva per raccogliere la sua, l'applauso dei tifosi. Intanto vediamo ancora Marco Monza, anche lui protagonista sempre nel Bologna di Maifredi. Francesco. Allora, devo dire che finora l'applauso più caloroso, Rita, è per Roberto Baggio, è stato però, mi sembra di aver visto in piedi davvero tutto lo stadio. Ecco intanto il momento del palco, ecco lì Gianni Morandi, lo vedete? Monza adesso, vediamo un po' la domanda di Sabrina Orlandi. Sentiamo ancora un po' Monza, sentiamo la regia, diamo anche audio a Monza. Firmando in bianco. Con Corioni. Con Corioni. Monza! Potremmo... Scusa, perché c'è l'artista dell'organizzazione del centenario, che è Dario De Cesaris, che ci ha fatto notare, guardate la luna piena questa sera, che meraviglia. Quanto l'avete pagata? Siete stati bravi a organizzare anche la luna piena. Ecco, giustamente Sabrina ricordava sul tempo c'è stata un po' di apprensione nei giorni scorsi, però questa luna piena al momento, come dire, testimonia che il tempo regge ed è importante. Rita, vediamo un po' chi sta arrivando ancora e poi anche un po' come si svilupperà la nostra diretta. Allora, dovrebbe esserci Nicolini.